Oggi è una giornata calda e per essere una giornata calda facciamo una ricetta che si usa al forno, così siamo tutti tranquilli. In casa mia stasera voglio fare questa ricetta semplicissima. È un budino di grana con un piccolo ristretto di bagnacauda leggera. Gli ingredienti di questa ricetta sono molto semplici. Grana padano, poi vi do le dosi. Grana padano, panna, un po' di burro, un po' di acciuga, un pezzettino di colla di pesce, uova. Fine, per far sciogliere la colla di pesce un goccio di latte. La ricetta è finita. Pirottini nel forno e tutto è a posto. Ingredienti, quantità. 200 grammi, vi do la proporzione. 200 grammi di grana già grattugiato, 200 grammi di panna, 4 uova. Fine. Tutto finito, la salsina alla bagnacauda leggera si fa come si vuole, un po' di acciughe, un po' di filetti d'acciughe, un po' di panna e un po' di burro, fine della fiera. Questa è la ricetta. La ricetta è molto semplice, come ho detto. Mettiamo il formaggio grana dentro un frullatore, tengo un po' di grana per dopo, capirete il perché. Metto dentro la panna insieme al formaggio grana. Come vedete, metto la colla di pesce nel latte che ho fatto leggermente scaldare affinché si sciolga. Verso questo latte, anche non tutto, come volete voi, dentro. Prendo questo materiale, lo metto da lavare, se no mia moglie mi picchia. Cosa faccio? Butto dentro le uova. La ricetta è finita al 50%. Non ci rimane a questo punto che frullare. Chiudiamo il nostro frullatore e frulliamo. A questo punto, utilizzando il braccio giusto, se no i cameraman si arrabbiano, vi faccio vedere la crema. Come vedete è una cremina gialla. Prossimo passaggio, quasi l'ultimo, bisogna imburrare i pirottini. I pirottini li imburriamo con un po' di burro a temperatura ambiente ed è finita. Come vedete, riempiamo i pirottini, lo spirottinos, in una maniera spettacolare. Non riempiamoli mai tutti, ma a tre quarti. Allora, ecco il risultato finale che avremo dei 7, 8 pirottini che verranno fuori con le dosi che abbiamo detto. Adesso andiamo a terminare. Prendiamo i nostri budini, li mettiamo in una teglia che andranno in forno a cuocere a 160-170 gradi per 35-40 minuti. Vedrete che sopra viene fuori una crosticina marrone. A bagnomaria però, mi raccomando, non a fuoco diretto. Bagnomaria vuol dire dell'acqua dentro la teglia, come vedete. Adesso ne metto, l'avevo già messo un pochettino, ma la metto a coprire i 2/3 del pirottino. Fine della ricetta. Poi passeremo a preparare la salsina di contorno e andiamo a infornare. Perché anche in casa nostra non fare qualcosa di gratificante? Facciamo la cialdina di grana nella composizione del piatto. Come si fa? Semplicissimo. Si rende incandescente, molto calda, la padella e si versa il grana, che è quello che avevamo avanzato, che avevo portato via dalla competizione finale. Come abbiamo detto, si deve raffreddare. Qual è il miglior modo per farla raffreddare? Guardate la finezza con una pinza, gli do già una forma, la metto su in questo piatto a raffreddare. Adesso prepariamo la salsa. Abbiamo parlato di filetti d'acciughe, direi una decina di filetti d'acciughe per 2-3 persone bastano. Li facciamo sciogliere in un goccio di burro, aggiungeremo, come cominciano a sciogliersi, la panna e abbiamo finito. Mettiamo la panna, mescoliamo e guardate che sta già prendendo il colore. E adesso non rimane altro che lasciarla diventare un po' più cremosa. Sono passati 35 minuti, il forno andava molto bene, perciò i budini sono cotti. Volevo farveli vedere come sono venuti, molto bene, con la leggera doratura. Adesso andiamo ad impiattare.
Impiattiamo in questo modo, avendo unto bene, spero che venga, giriamo e il budino è sceso giù per miracolo. E anche questo, per miracolo, mettere ancora un po' di salsina di bagnacauda leggera sopra, poi vi ricordate quella cialdina di grana? Adesso la rompiamo, la mettiamo qui così, suona il telefono di sarà mia figlia, ma non ci interessa, e abbiamo finito. Vorrei farvi vedere questo, anche seppur lungo, capolavoro, che è grana, il budino di grana con una bagnacalda leggera e le crosticine di grana.